Let's go naughty. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della Bla Forever. Oggi siamo tornati sul canale, scusate la mia assenza. Vi porto una squadra un po' particolare, comprende due giocatori TOTS e un Podi, Iru come lo volete chiamare, chiamatelo. È un 4-1-2-1-2, cominciamo dal nostro portiere che è Muslera, con 80 di tuffo, 82 di presa, 80 di rinvio, 87 di riflessi, 63 di velocità e 80 di piazzamento, alto 1,90 m. Un ottimo portiere che costa pochissimo, 1000 crediti, tutte le statistiche o quasi sono sopra l'80. 82 di overall, mi sono scordato, un ottimo portiere. In difesa troviamo Kaya sul centro sinistra con 74 di velocità, 81 di difesa, 80 di fisico. Il giocatore con Walkret è normale alto, quindi sta molto in difesa. Un altro giocatore invece come Walkret è normale, riesce giù con 70 di velocità, 78 di difesa, 81 di fisico. Meno male, sono una coppia molto forte, alto 1,84 m, ottimo difensore. Poi sulla sinistra troviamo Erkin, 82 di overall con 87 di velocità, 77 di tiro, 83 di passaggio, 83 di dribbling, 77 di difesa, 82 di fisico. Non costa niente, 16.000 crediti circa, mi ha fatto pure un gol. Un giocatore che con la stessa è davvero ottimo, come le ha anche Emanuele Ebue, con 83 di velocità, 68 di tiro, 67 di passaggio, 79 di dribbling, 72 di difesa, 74 di fisico. Buon difensore che spinge molto con i suoi workout alto normale. Poi troviamo il mediano Felipe Melo, un giocatore che sa difendere alla grande, con 76 di velocità, 71 di tiro, 76 di passaggio, 75 dribbling, 80 di difesa, 86 scusate di overall di fisico, cioè Walkret normale alto, mi ha fatto pure un gol e un assist, non costa niente, 1600 crediti, ve lo consiglio caldamente. L'altro giocatore è Wesley Snyder con 75 di velocità, 80 di tiro, 87 di passaggio, 84 di dribbling, 48 di difesa e 63 di fisico. Walkret normale normale, 5 stelle piede debole, 3 stelle mossabilità. Se partire un gol e 3 assist non costa niente, davvero ve lo consiglio parecchio. L'esterno sinistro è Memphis Depay in form con 92 di velocità, 77 di tiro, 74 di passaggio, 86 di dribbling, 30 di difesa e 76 di fisico. 5 stelle mossabilità che sono un suo grandissimo pro, costa circa 35.000 crediti. Poi l'altro giocatore è Toré, 85 di velocità, 69 di tiro, 73 di passaggio, 81 di dribbling, 34 di difesa, 79 di fisico, 4 stelle piede debole, lo stesso per le mossabilità. Il giocatore mi ha sorpreso davvero tantissimo, per fare inizio con l'attaccante. Sulla sinistra abbiamo Jorginho Wijnaldum con 84 di velocità, 77 di tiro, 74 passaggi, 87 di dribbling, 65 di difesa e 75 di fisico, 4 stelle piede debole, 4 mossabilità, Walkret, alto normale, alto 1,75 m, il suo costo se gira sui 70 è qualcosa e non è facile trovarlo sul mercato. L'altro giocatore poi è Dembaba con 82 di velocità, 87 di tiro, 70 di passaggio, 82 scusate di dribbling, 50 di difesa, 84 di fisico, Walkret alto normale, alto 1,89 m, lo trovo in un pacchetto gratis, peccato non lo posso vendere, ma comunque è molto forte quindi me lo voglio tenere. Vorrei portarvi la player review di Jorginho Wijnaldum, se riusciamo ad accumulare un bel numero di like per farmi vedere che ci siete. Quindi questa qui è la squadra, spero vi piaccia, qualora fosse così lasciate un bel like, commentate, cazzo e mazzo, da Bla Forever, quindi è tutto, al prossimo video, bella!